Allora, questo è il momento del nostro viaggio all'estero. Allora chiedo ad Andrea Di Carlo con chi siamo collegati oggi. Sì Luca, siamo collegati con Salvatore Parisi e siamo in Thailandia, a Phuket. E Salvatore in Italia era un agente immobiliare e ha deciso di trasferirsi a Phuket per fare la stessa professione ma con ritmi diversi. Salvatore, grazie di aver accettato il nostro invito. Benvenuto a Vita Bella. Ciao, grazie. Allora Salvatore, come mai... Stessa professione, perché di solito chi cambia quadrante geografico cambia anche professione, magari si è un po' seccato di quello che faceva in Italia. Come mai stessa professione ma a 10.000 km di distanza dall'Italia, lì a Phuket? Guarda, io quasi più o meno sono circa 3-4 anni adesso che vivo in Thailandia. Diciamo, dopo un primo periodo di studio del territorio, del popolo, delle possibilità di attività che si potevano svolgere, diciamo, qua in Thailandia, mi sono reso conto che forse era meglio che continuavo a fare quello che sapevo fare. Ecco, tanti qui si improvvisano e quindi magari hanno poi dei riscontri non molto positivi, quindi ho puntato su quello che già conoscevo, dando magari un'immagine e una garanzia su quell'attività che comunque veniva a mancare per chi aveva intenzione di trasferirsi, sia con la propria vita sia con gli investimenti. Ecco. Ecco, ma perché sei andato via? Perché hai sentito questo bisogno di andare a fare l'agente immobiliare a Phuket? Diciamo che ormai non credo di essere il solo ad avere questa sensazione e questa, diciamo, volontà. Io ricevo parecchie mail di miei, diciamo, di italiani, sia non solo da persone singole, ma anche di famiglie intere che stanno valutando l'idea di lasciare, chiamiamola ancora, il nostro bel paese. Purtroppo le limitazioni, le crisi del mercato, le crisi dei governi ti prendono e ti portano a fare delle scelte, che poi sia la Thailandia o altre mete. Però comunque forse, ecco, la decisione era un po' un cambiamento di vita totale, dei ritmi diversi e a voler cambiare da dove praticamente vivi, da dove non ce la fai, tra virgolette, a stare, per tutto un sistema che si è oggi creato, che è appunto l'Italia, che oggi un imprenditore ha veramente, veramente delle grosse difficoltà, ma non solo l'imprenditore. Una volta c'era la battuta, si fa fatica ad arrivare a fine mese, ma da cosa mi risulta si fa fatica ad arrivare a metà del mese. Quindi ecco, il cambiamento della vita non è tanto per un aspetto economico, ma quanto per il benessere stesso della vita, no? Senti Salvatore, io ho un ricordo di Phuket, io sono stato lì l'ultima volta all'indomani dello tsunami, perché per il mio lavoro di inviato venni a documentare quello che era successo. Già dopo pochi giorni, dopo un mese, era già in forte rinascita quel posto. Io immagino che adesso la situazione sia del tutto normalizzata. Come si vive lì? In qualche maniera è un'isola felice quella, o no? Sì, diciamo che qui, ecco, il fatto stesso della rinascita dopo comunque appunto questa... Grazie a questo comunque tsunami che era venuto, è stata così veloce per tanti aspetti. Prima, perché questo comunque è un popolo molto orgoglioso, è un popolo che comunque sarà, perché la maggior parte, diciamo, è buddista, quindi hanno una filosofia di vita molto differente da, diciamo, un po' dall'Occidente. Ma è anche da considerare che qui ci sono quasi tantissime nazioni di tutto il mondo che hanno interessi verso Phuket. È un'isola felice non solo per i thailandesi, lo dimostrano comunque i dati, i numeri che portano comunque il turismo qua a Phuket, quindi tutti hanno un interesse a far sì che comunque questo sia e rimanga un'isola felice. Senti Salvatore, ti voglio fare una domanda conclusiva, ma alla quale sono molto interessato, perché a livello fiscale lì in Thailandia sono pressati come da noi, perché purtroppo il nostro è diventato un paese, diciamo, paradigma per una certa pressione fiscale. Guarda, hai toccato un tasto sul quale probabilmente non ho saputo rispondere nella prima domanda che comunque mi era stata sottoposta. Ma il tasto fiscale, diciamo, lo stress qui non esiste. Qua c'è il sabai sabai, no? Il thailandese praticamente non è proprio per niente stressato, e di conseguenza quello che comunque viene a fare una vita qua imprenditoriale o di vita non è stressato. Qua non esiste uscire fuori da un'attività con il terrore di essersi dimenticato uno scontrino dentro un bar, perché fuori c'è colui che ti fa la multa, o il vigile che ti conosce da anni, sa che hai un'attività lì e ti aspetta che ti scada il parchimetro per venirti a fare la multa. Ecco, sono piccolette, sto toccando delle cose molto piccole che messe insieme ti fanno prendere la decisione di dire ciao, io vado via, dove comunque ho la possibilità di vivere 12 mesi all'anno
con un infradito ho la possibilità di svolgere la mia attività, ma in una maniera comunque serena. Grazie Salvatore. Allora, quello che ci dice, a parte la bellezza di quel posto, la rilassatezza dello stile di vita, sembra proprio un'isola felice. Grazie, buon lavoro, grazie per aver accettato il nostro invito.